Una grande vetrina per i prodotti enogastronomici del territorio ragusano. L'Expo del Cibo e del Turismo, organizzato dalla Camera di Commercio, si trasferisce dopo l'esperienza al porto turistico a Ragusa, nella sala borse dell'ente camerale. È stata veramente un'ottima esperienza. Noi siamo partiti già a giugno al porto turistico e devo dire che abbiamo avuto degli ottimi riscontri. Ci sono state circa 70 imprese tra turistiche e agroalimentari che hanno partecipato e ci sono state tantissime presenze. Abbiamo contate, almeno quelle che siamo riusciti a contare erano circa 15.000. Prevediamo che almeno il 10% non siano passate un po' così e quindi insomma una bella situazione, è stato molto molto produttivo, ci sono state delle imprese che hanno avuto ottimi fatturati e quindi prevediamo insomma che l'investimento che ha fatto la Camera di Commercio, che ha preferito farla sul territorio proprio per dare un'identità ai nostri prodotti, fare vedere che dove vengono fatti, dove vengono prodotti, fare vedere le nostre imprese turistiche, sia stata insomma una scelta almeno abbastanza azzeccata. Ma la manifestazione adesso si è spostata qua e durerà fino al 6 settembre. Chiuderemo questa e speriamo che questo progetto non finisca qua, nel senso che magari con il coordinamento della Camera di Commercio si possa riuscire a mettere a disposizione un po' tutta la strutturazione per far sì che le imprese, sia turistiche che agroalimentari, possano poi col tempo utilizzarle per fare altre manifestazioni durante altri periodi dell'anno. Questa grande vetrina dell'Expo, proprio all'interno della sala borsa della Camera di Commercio, intanto ecco, qual è il senso di questa iniziativa e della vostra presenza qui? La presenza è quella di far conoscere dei prodotti d'eccellenza nel mercato e alle persone, magari spiegando la differenza tra un prodotto industriale e un prodotto artigianale fatto con, come per esempio nel nostro caso, con delle materie prime nobili dall'azienda, perché noi abbiamo la stalla che prendiamo la nostra materia prima e la portiamo nel nostro laboratorio e quindi creiamo dei prodotti innovativi che non hanno niente a che fare con dei prodotti che ci sono in giro, voglio dire. Riscontri molto positivi perché il pubblico è numeroso ed è molto interessato e qui stiamo proponendo i nostri migliori prodotti. Abbiamo del pomodoro fresco e poi a partire dal pomodoro fresco anche facciamo trasformare le nostre marmellate di pomodoro, le salse di datterino, il cosetto di capuliato e poi avremo da domani anche le ciappe e l'estratto, ecco sì. Siamo ritornati da Marina di Ragusa al porto dove abbiamo avuto un ottimo successo sia di gente che persone di fuori, anche estera, parliamo, giusto? Penso che questa sia un'ottima vetrina perché il pubblico è interessato ai prodotti, alla nostra azienda pure che andiamo dal latte fresco pastorizzato, bio, allo yogurt, alla mozzarella, ai formaggi tutti, più il nostro cavallo di battaglia che sarebbe il ragusano DOP, che è, bene o male, è quello che cerchiamo di farci conoscere in tutta Italia e anche all'estero come prodotto.